www.ladydigio.it e la storia continua. Il testamento di Giovanni Battista Specio, primo prevosto a Legnano nel 1584. Le sue ultime volontà, quelle del prelato, è una curiosità nell'inventario dei beni. Fedele interprete delle norme varate dal Concilio Tridentino, Carlo Borromeo, raggiunta la sede episcopale di Milano nel 1565, si accinge a una gigantesca opera di rinnovamento, realizzando quella riforma che attendevano la provincia ecclesiastica di Milano e anche la Chiesa. Numerose le operazioni effettuate, tra le quali la ristrutturazione territoriale della diocesi milanese. Nel rispetto delle antiche realtà locali, effettuò la trasposizione di alcune capopievi dalla sede antica a un'altra meno lontana e ritenuta più idonea, all'interno del territorio plebano, anche se non sempre apprezzata dagli interessati. Da ricordare alcuni passaggi di capopieve da Brebbia a Besozzo, da Castelseprio a Carnago, da Galliano a Cantù, da Garlate a Olgiate, da Olgiate Olona a Bustarsizio, da Parabiago a Legnano e in quest'ultimo caso effettuato il 7 agosto del 1584. Mentre a Parabiago fu istituita una parrocchia, a presiedere come prevosto la nuova pieve di Legnano fu chiamato il reverendo Giovanni Battista Specio, il cui curriculum vitae è stato tratteggiato da Agostino Pozzo nella storia delle chiese di Legnano del 1650. Meno conosciuto è invece il testamento dello Specio. Grazie alle informazioni fornite da Paola Barbara Piccone Conti, è stato possibile rintracciare il documento rogato il 26 marzo 1626 dal notaio Giovan Battista Crivelli. Questo lo si trova nell'archivio di Stato di Milano, notarile, carteggio 26.240. L'atto è costituito da 14 pagine in cattive condizioni di conservazione, come gli altri documenti della stessa filza, e si sta sbriciolando ed è già mancante dello spigolo superiore destro. Il documento segue un metodo tradizionale, a partire dalla fine del 1500, valido per tutti i ceti. Sotto l'influsso della cultura della Controriforma, contiene una prima parte che riguarda le disposizioni per il funerale, mentre la seconda stabilisce legati vari e disposizioni riguardanti l'eredità vera e propria, con testo in latino. L'atto, praticamente, inizia con la data, seguita dalla dichiarazione di identità e di volontà del testamento. Le ultime volontà del prelato. In sostanza, il prevosto Specio, una volta dichiarato di essere sano di mente, nel pieno possesso delle facoltà mentali, forte delle ammonizioni fornite dalle istituzioni divine e dell'insegnamento morale, considerato che ogni giorno poteva essere l'ultimo di vita, in possesso di un giusto linguaggio, si disponeva a lasciare i suoi beni in ordine ai posteri, perché non sorgessero tra loro liti o discordie. Poiché vita e morte erano nelle mani di Dio Onnipotente, era meglio vivere sotto il timore della morte che sotto la speranza di arrivare ad una fine improvvisa. Come fedele cristiano,
raccomandava l'anima all'Altissimo Creatore, alla Vergine e a San Giovanni Battista e a San Giovanni Evangelista, a San Carlo e a tutta la Curia Celeste, perché con le loro preghiere avessero compassione dei suoi peccati. Il corpo doveva essere sepolto nella Basilica di San Magno a spese degli eredi e dei fabbricieri della Chiesa. Subito dopo la morte si dovevano celebrare tre uffici da morto, con intervento dei sacerdoti della pieve, e a ognuno dei quali doveva essere consegnato un cero del peso di una libra, quindi da 300 a 500 grammi circa. Analogamente, sul catafalco occorreva disporre 8 torce per ogni ufficio. Qualora fossero stati rintracciati oggetti indebitamente pervenuti al testatore, dovevano essere restituiti immediatamente. Occorreva vendere tutti i beni rinvenuti, utilizzando il ricavato per sanare eventuali debiti contratti prima della morte. Il testatore aggravava gli eredi a impiegare e a fare impiegare, a morte avvenuta, 100 scudi d'oro in qualche proprietà idonea, in modo che ogni anno si potessero percepire almeno lire 36 imperiali a beneficio in perpetuo della prepositura. Inoltre, gli stessi eredi erano obbligati a investire lire 60 imperiali in proprietà adeguata perché si ricavassero ogni anno lire 3 a beneficio della prepositura. A seguire, diversi legati in denaro. 20 ducati alla fabbrica di Santa Maria delle Grazie, un appezzamento di terra pari a pertiche 14 per la cappella di San Carlo nella Basilica di San Magno, a patto che fossero celebrate 2 messe alla settimana, scudi 60 d'oro alla fabbrica di Monte San Carlo in Arona, circa 4 moggia di misture di frumento e segale, 4 scudi d'oro, un indumento del valore di 8 scudi a fratello Alessandro, 100 scudi d'oro alla nipote Anna, lire 30 alle professe del monastero di Sant'Agata in Lonate Pozzolo, un appezzamento di terra bosco di pertiche 27 e un altro di pertiche 5 al nipote Andrea, oltre a un letto, una coperta di lana e 2 cuscini. Alcuni scudi d'oro a quanti gli avessero prestato fedele servitù, ai parenti prevosti tutti i libri e i mobili, perché non avessero a pretendere altro. Era compito degli eredi effettuare l'inventario di tutti i beni mobili e immobili, con usufrutto infra temporis obitus, al fratello Baldassarre, notaio in Galarate. Furono nominati eredi universali i fratelli Andrea Carlo, prevosto di Arcisate, Giovanni Giacomo, prevosto di Carnago, i nipoti Giovanni Battista, Francesco, Carlo Cristoforo. Il testamento fu steso nella camera del testatore, presente Carlo Francesco Crivelli, figlio del notaio rogante. Testimoni delle volontà del prevosto. Molto reverendo presbitero Gaspare De Ceppis, Gian Battista Lampugnani, noto e conosciuto, e richiesto dal testatore Carlo Crivelli. A conclusione, quello che in paleografia è detto signum tabellionis, o logo del notaio Giovan Battista Crivelli, figlio del fu Lodovico, abitante nel borgo di Legnano. Piccole varianti del testamento furono introdotte per mano dello stesso notaio, con un codicillo del 1 novembre 1627 e nell'ambito notarile Filza 26241, riguardanti la successione dei figli del fratello Alessandro e la sorella Maddalena, ma anche per il servitore Paolino Tielli, al quale lo specio aveva destinato 10 scudi d'oro.
curiosità nell'inventario dei beni. Alla morte dello Specio, avvenuta il 13 novembre 1627, gli eredi universali provvidero all'inventario dei beni lasciati da Prevosto, effettuato non più in latino. Fu catalogata una serie infinita di carabattole che a distanza di tempo, con la loro designazione, permettono di risciacquare la bocca alla fonte della parlata vernacolare, senza raffinatezze stilistiche, senza il supporto di stopposi anglismi. Erano cadreghe fruste di corame rosso, delle variopinte bordure, da avvicinare a tavoli di noce, ma non mancavano gli scagni. C'era una serie di graticole, padelotti, padelline, padelle, caldarine e, in un altro locale, coperte, credenze, casse in noce, un letto, 8 tovaglie, scansie, pezzi di maiolica, perfino 64 libbre di peltro. Può stupire la trasmissione del messaggio con inflessioni locali, ma per chi comunicava contava l'immediatezza del discorso. Nella stalla un cavallo bianco, vivo, piccolo, cui facevano compagnia diversi vaselli o tini. Poteva servire per il trasporto di merci come persone. Non c'era ancora l'automobile quale mezzo di trasporto, per la quale anche oggi non sembra che tutti i prevosti manifestino tifo particolare, affidandosi per piccoli tragitti alla bicicletta. Per me rimane ancora il ricordo del cavallo, quando da piccolo l'animale tirava un carretto per trasportarmi con i nonni il 24 agosto da Cerro Maggiore a Cantalò per la festa di San Bartolomé, quando l'Inghiria leva buona dalla va Ipe. Ed eravamo nella prima metà del Novecento. Sopra la Cassina, a Legnano, in un piccolo solaio, si trovavano scorte di 24 moggia di frumento, 13 di segale, un moggio è uguale a 8 staia, pari a 146 kg, 23, e 2 moggia di fave da frangere, 4 staia di miglio. Il patrimonio era impreziosito da diversi appezzamenti di terra, per lo più coltivata a vite, dai nomi vari come la Novella, la Cantinera, Becchentina, un pezzo di terra di vigna lavorata da Ambrogio Prandoni. Un altro apprezzamento di terra, detto il Chichinello, risultava acquistato dal signor Gaspari Lampugnano di Legnarello, a prezzo di 300 scudi con affitto livellario, cioè registrato in apposito registro catastale, il Libello. Quanto detto può sembrare puramente elencativo, se non potesse servire a conoscere alcune idee delle quali la gente della provincia di Milano era solita ispirarsi nel momento in cui si accingeva a pensare alla morte e a ciò che ne sarebbe derivato, umano o ultraterreno che fosse.